consigli comunali. Il più giovane candidato di centrodestra alle elezioni regionali a supporto del candidato governatore più giovane d'Italia e l'identikit di Riccardo Pilat, 22 anni, che si autodefinisce un artigiano delle idee. Un combo vincente, avere Massimiliano Fedriga come candidato governatore, uno dei più giovani, veramente porta una grande voglia di entusiasmo, una grande voglia di passione, di rimettersi in gioco. Io sono poi il più giovane candidato del centrodestra e ancora di più avendo un governatore così giovane, veramente mi porta a essere proattivo, essere concreto e soprattutto tentare di rappresentare ancora di più la mia generazione nella politica cittadina, ma in particolar modo nella politica regionale, con le sue criticità e soprattutto con le sue richieste. E lui la scommessa di autonomia responsabile, la civica fondata da Renzo Tondo, che ha nel suo alveo i già sindaci e consiglieri regionali di Piazza Erret e si propone come alternativa ai partiti tradizionali, guardando all'elettorato conservatore e moderato. L'idea è quella di coniugare la linea verde di Pilat all'esperienza delle guide del movimento, a cui si affianca anche il supporto del senatore Gaetano Quagliariello, che ha posto l'accento proprio sulla necessità di rinnovare la politica conservando l'esperienza, senza fare l'errore dei rottamatori in stile Serracchiani e Renzi. Dell'importanza di coniugare l'esperienza con il rinnovamento e di quanto sia sbagliato sotto ogni aspetto pensare di poter rottamare qualcuno. Turismo, infrastrutture, sport ed emergenza abitativa, i punti cardine del programma di Riccardo Pilat, senza dimenticare il problema centrale dei giovani, il lavoro e le prospettive di vita certe nel proprio territorio, per evitare nuove fughe di cervelli all'estero.